bentrovati in questo nuovo video. Siamo giunti alla fine del campionato. Dopo quello che avrete visto, ovviamente, che è successo a Mugello, quindi una terza posizione e una seconda posizione in gara 1 e in gara 2, purtroppo il campionato è finito così. Non volevamo finisse così, però in caso forza maggiore ci siamo dovuti rassegnare. Da una parte un bene, da una parte un male. Non si lotta più per la vittoria, ma ci possiamo divertire. Stavo ipotizzando, siccome pioverà, perlomeno le previsioni mettono pioggia, quindi poi mai dire mai, insomma, never say never. Però potrei divertirmi partendo ultimo. Vabbè, vedremo. Ci sto riflettendo su questa cosa. Ad ogni modo, veniamo su questo circuito di Misano, dove ovviamente, come il Mugello e come Vallelunga, nessuno di noi aveva girato qui prima, quindi nuovo per tutti. Direi che è un'ottima cosa perché siamo tutti sullo stesso livello e forse rispetto al Mugello dovrebbe servire un filo meno di motore, anche se c'è il rettilineo molto molto lungo, quindi chissà, insomma, vedremo. Comunque, andiamo in pista per le libere 1 e divertiamoci perché ormai ci resta da fare solo quello. E decenti, discrete. La pista è stradivertente, anzi fantastica direi, però devo ricredermi su quanto detto prima, il motore serve, sì, quindi so cavoli, quindi niente, dovrò cercare una scia, e a parte che sul bagnato non serve, quindi dai, mi sto facendo tante paranoie per nulla. Adesso libere 2 e poi pronti in vista delle qualifiche.
andati un po' peggio rispetto alle di Pere 1. Abbiamo chiuso in terza posizione, non siamo riusciti a scendere sotto il muro dell'1.49 e anche se ce l'avevamo lì a due passi. A differenza degli altri, noi abbiamo usato le gomme della scorsa gara, quindi non avremo gomme buone da mettere in qualifica. Le gomme buone le abbiamo giocate già subito qui nelle libere e tanto ormai, come abbiamo detto, insomma, tutto è perduto e dobbiamo soltanto divertirci. Comunque, con questo terzo posto andiamo adesso direttamente in qualifica e spremiamo il più possibile questo motore, questa macchina, per cercare di tirare fuori qualcosa di buono.
una maledettissima quinta posizione che è purtroppo dovuta al problema del motore, ragazzi, qua ogni turno peggiora sempre. Io ce l'ho messa tutta, come comunque sia avrete visto, e purtroppo non ce la fa. Che cazzo è successo? Vabbè, è morto, mo vediamo. Purtroppo non ce la fa, quindi ragazzi, che dire. Ci sarà da divertirsi domani in gara, perché si partirà dalla quinta posizione e sarà bagnata. Sì, ci sarà assolutamente da divertirsi. Quindi questo video finisce qui. Io vi consiglio di non perdervi i prossimi video, perché ci saranno dei fantastici colpi di scena. Non lo sto ricordando più da tempo. In basso a destra potete schiacciare sul tasto iscriviti e attivate anche la campanellina per far sì che vi arrivino le notifiche nel momento in cui caricherò un nuovo video. Ragazzi, appunto, di nuovo, questo video finisce qui. Io vi ringrazio per averlo visto e ci vediamo tra non molto con il prossimo video di Gara 1.